Cittadino è fondamentale il rapporto che l'amministrazione ha con il cittadino, perché come ho detto prima siamo tutti cittadini e conseguentemente dobbiamo tararci sui nostri bisogni nostri di cittadino e cercare di poi portarli a questa esperienza e portarli a migliorare la vita dei nostri concittadini. È una filosofia al contempo semplice e pratica, quella illustrata dall'assessore Savino e che sta alla base della riorganizzazione di un servizio comunale indispensabile. Nella sede di via Punta del Forno 2 è entrato in piena attività lo sportello al cittadino, il SAC, dove grazie al lavoro della cooperativa sociale Confini si potranno chiedere informazioni su prestazioni, procedimenti, attività e servizi comunali, presentare istanze, comunicazioni e documenti, consegnare o ritirare dati, accedere all'ufficio oggetti smarriti. Per rendere ancora più agevole l'accesso in presenza, esso sarà gestito con il servizio Coda Q, mediante un totem e un modem dedicati, nonché tramite le prenotazioni attraverso un'app, strumento, quello dell'app, fondamentale per il nuovo servizio. In effetti ce ne sono due. La prima consente di prendere il ticket, come ormai si usa in tante parti, in tanti sportelli, anche prima prenotando una fascia oraria attraverso appunto un'app sul telefonino o sullo smartphone. In alternativa al classico biglietto preso al totem. E questo serve per gestire le code. L'altra invece serve per cercare e farsi magari recapitare a casa, se si è turisti, gli oggetti smarriti. Importante anche questa informatizzazione per misurare il numero di richieste e quindi poter avere dei dati quantitativi sulla base dei quali ottimizzare le risorse e quindi dimensionare meglio il servizio al cittadino. Lo sportello in presenza sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il mercoledì anche dalle 13.30 alle 15. Il servizio di informazione telefonica risponderà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10 e dalle 14 alle 15.